Oggi ragazzi siamo nel Medio Weald, nelle Midlands sudafricane e questi sono i Drakensberg. Ci fa compagnia oggi l'Anella. Faremo un po' di autostop per arrivare un pochino più in là. Speriamo che riescano a farcela. Aspettate un attimo. Siamo qui in compagnia dell'Orne, in Africa, nel buco del culo del mondo, ai confini con la realtà, ai confini con l'universo, solo noi. Domani ci addentreremo nell'esoto, dell'isoto come lo chiamano loro, detta anche la città tra i cieli, e questo è è lo stato tra i cieli, la terra tra i cieli, che è uno stato che sta 2000 metri di altezza, tornato da maestose montagne. Qui, ma va là. Ce la fai? E a tempo solo la faccia mia! Gattona! La giornata è abbastanza tranquilla. Stai cercando di avere un passaggio. Non è facile. Però noi ce la faremo, male che vada, se entriamo in una di queste stradine, chissà dove ci troveremo. Ok, ciao! Ragazzi, oggi vi porto in Lesotho. Il Lesotho è questa nazione all'interno del Sudafrica ed è molto carina, dai. Praticamente è questo stato sopra le montagne, sto sopra i 2000 metri. Guarda, adesso siamo qui, siamo venuti a vedere questa scuola, questi villaggi dove vivono loro. Sono dei bambini che giocano. Cristiano Ronaldo! Oh, oh, oh! Qui dai, cercano di passare. Almost gol! Which team you support? Do you like Barcellona? Do you like Messi? No. Foto? No, take a picture. With Joel. Dutch friend, and we are inside the Drakensberg. We are surrounded by the mountain, and that's amazing. And we are enjoying. Okay. Maluti, premio Reagan. E che cazzo. Molto scuro. Cambia di coso perché se no non riesci. Giralo, così è contro la pioggia. Non riesci a fargli video? Sì, sto facendo, ma è scuro.
pronta alla danza Zulu. E niente, dai. Adesso stiamo andando in Mozambico e speriamo di vedere altri paesaggi mozambicani. Un saluto. Ciao. Guardate, c'è un leone là che ha appollaiato l'albero. È seduto. Dopo 4 giorni di gastroenterite potrei dire mangio. Wow. Zoom un po'. Wow. Ciao a tutti, dopo essere usciti incolumi dallo Swaziland, oggi siamo al Kruger. Benvenuti, questo è il Kruger. Abbiamo già soggiornato qui stanotte, abbiamo montato la nostra tenda, abbiamo dormito in un campo base, e adesso ci stiamo man mano dirigendo in un altro. Di animali ne abbiamo visti qualcheduno, ma non tantissimi. Ci mancano ancora il leone, il ghiopardo. Perché lì davanti forse c'è qualcosa. No, è il tipo di prima. Sì, ma sei fermato forse per vedere qualcosa? Sì. Ma non penso alle antilopi. Ho capito. Va bene, ragazzi. Matteo. No. Grazie alla mamma che sono nato in Romagna. Ciao! Buongiorno a tutti. Oggi siamo sempre noi Kruger. Sono le 5:56 e ci siamo imbattuti in un branco di leoni. In ben 3 leoni. Adesso stanno dormendo. Come potete vedere, giacciono a terra, avvolti ancora la savana. Stiamo aspettando il momento giusto che si rialzi. Non è male. Visto il momento, si è formato un ingorgo di macchine, chiaramente.
che non è facile vedere i leoni e vederne ben tre assieme. È quasi un evento. Sono stanco. Oh, si sta alzando. Guarda, si stanno alzando. Smetto. No, no. Vai, metti, fai le foto. Guardate. Oddio. Ce l'abbiamo qui. Ce l'abbiamo qui. Guardate c'è. Oddio, sorry. Cazzo vuoi? Guardate, sono là. Se ne stanno andando. Mi stanno seguendo. Sì. Poi si vedrà. No, io sono in te. Non ho già avuto la mia parte. Oggi ragazzi siamo a Johannesburg, ultimo giorno per noi in Sudafrica. E siamo a casa di James e di Duncan. Questa è la loro residenza. Guardate. Questa è la camera di James. Di là c'è la camera di Duncan. Un bagno. Di là c'è un altro bagno. Questa è la living room. Questa è la living room. Uno. Qui c'è la cucina. Qui c'è Duncan. Duncan is cooking for us the porky, Qualche cosa. the oxtail, the Traditional. traditional South African dish in the bush baby. Questa è la cucina. Là c'è Ornella, che è contenta di tornare a casa. Vi faccio vedere. Qui c'è James. Hey, how we going? I'm shooting you. Good. Another day in paradise. You're looking at the television. E questa è la parte fuori, guardate, c'è la parte fuori, dove c'è la piscina, dove stiamo cucinando, dove adesso cucineremo la coda del bue con il brie, con il loro barbecue tradizionale. Guardate, c'è il giardino, un altro pezzo. Non se la vivono male i ragazzi. Stiamo preparando. Poi ci stuferemo un po', prenderemo un po' l'ultimo sole. It will be really tasty. With bacon. Yeah. It's good. To begin with. Yeah. How long it takes? Or the 4 hours. procedure? 4 hours. Good. But sometimes you can cook it slowly, slowly for 5 or 6. Yeah, I don't know. so Today it's gonna take 4 hours. that's good. That's good. Quindi avete capito, 4 ore. Poi di qua c'è un'altra parte, di qua c'è il garage. Loro macchina. Adesso fateci prendere un bel primo. Di qua c'è sempre l'orne. Che girovaga per la casa. Cosa bevi? Acqua, ma so pure strano. Chissà cosa ti ha messo dentro. E così, attacchiti. Qui c'è un altro pezzo del giardino. Non dimenticarti le cose fuori, eh. Cosa c'è fuori? Non hai messo la pashmina fuori? Ok. No, non l'ho messa io. E niente, dai. Ciao ragazzi. Ah, un mocio, ok. Dai, vi farò sapere più tardi come sarà l'oxtail, ok? Ciao, da Sudafrica, un abbraccio forte. Fuori. Eh?